La continuità con l'amministrazione Abbaticchio non viene rinnegata, così come un dato di fatto la ritrovata compattezza della coalizione di centro-sinistra, composta da Partito Democratico, Sinistra Italiana, Italia Viva, Azione, Italia in Comune ed un gruppo sostanzioso di liste civiche attorno alla sua candidatura. L'avvocato Francesco Paolo Ricci ufficializza la sua discesa in campo a sindaco alle prossime amministrative di Bitonto, scegliendo i toni moderati che, assicura nella conferenza stampa di presentazione, saranno il tratto distintivo anche nel confronto con il suo principale competitor Domenico Damascelli, candidato del centrodestra. Ricci però preferisce guardare nel suo campo, assicurando che il centrosinistra si è ricompattato attorno alla sua figura e che ci sarà da proseguire nell'azione amministrativa dell'attuale sindaco Michele Abbaticchio. Innanzitutto ripeto, continuare su tutta una progettualità in atto che c'è, una serie di finanziamenti che sono stati intercettati nella nostra comunità dalla città di Bitonto, anche attraverso la città metropolitana. Va sicuramente riordinata la macchina amministrativa, l'apparato burocratico, il personale, e poi bisogna veramente assecondare quelli che sono i reali bisogni della gente. Ci sono le nuove povertà, guardate, l'emergenza abitativa, l'ordine pubblico, i servizi sociali, dare molta linfa, accelerare sul percorso della coprogettazione in virtù della nuova legge sul terzo settore. Ecco, queste sono tutta una prima serie di priorità: l'agricoltura, il mondo delle imprese, dare valore alle frazioni. Le frazioni non devono più essere oggetto solo di campagna elettorale, ma devono costituire un punto nodale della vita amministrativa della nostra comunità. Sul confronto elettorale con il suo avversario, Ricci sceglie i toni moderati. In maniera molto leale, molto corretta. Voglio confrontarmi soprattutto sui contenuti, sui temi, sull'idea di paese, sull'idea di città che la nostra comunità deve avere. Veramente voglio mettere a bando tutto quello che può essere il contro, l'astio, le contraddizioni, i pozzi avvelenati che ci sono. Voglio dire, questo mettiamolo da parte. Oggi è il tema del confronto, dobbiamo noi arrivare il più possibile a intercettare quelli che sono i reali bisogni della gente, dei cittadini, della nostra comunità.